Senti? Sì, mi sento. Mi sentite? Ok, benissimo. Scusami. Sì. Sì, ti sentiamo. Mi sentite ok? Eh? Ok. Provo a fare una share dello screen, vediamo se... D'accordo. Ok. Vedete sì. le slide? Sì, 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 basta. Ok, perfetto. Va bene. Manca un minuto, mi dicono. Va bene. Va bene. Allora, registrare, sta registrando. Ok. Potete cominciare. Va bene, allora ti presento okay. E poi ti lascio la parola. Allora, buongiorno. Prego. Ok, grazie. Allora, grazie per l'introduzione e buon pomeriggio a tutti. Dunque, nelle slide di oggi vi racconto un po' cosa mi occupo del progetto SKA. Spero di non sovrappormi troppo a quello che la mia collega ha presentato questa mattina. Dunque, io sono, come detto, sono Pellegrini. Sono originariamente di Roma, ma ho vissuto molti anni, ho vissuto a Pisa e mi sono laureata in ingegneria delle telecomunicazioni a Pisa con specializzazione in elettromagnetismo applicato. Ho conseguito un dottorato di ricerca in, sempre a Pisa in metodi numerici per la simulazione di analisi di antenne e ho fatto una breve... esperienza in consultancy all'Altran di Pisa, per poi spostarmi in Inghilterra, dove vivo da 10 anni, quasi, circa 10 anni, inizialmente con un postdoc di ricerca alla Queen Mary University of London, e successivamente ho lavorato diversi anni in varie compagnie, varie aziende, come Cobham Antenna System e Inmarsat, lavorando su la progettazione e la verifica di antenne per comunicazioni satellitari. Da circa un anno sono la REF Antenna Domain Specialist per l'SKA. Dunque il mio ruolo è un ruolo prettamente tecnico ed è un ruolo trasversale all'organizzazione, perché mi interfaccio molto con gli stakeholder interni e gli stakeholder esterni del progetto e con le varie istituzioni che lavorano sul Mid Frequency Telescope. Come vedremo più avanti nelle slide, ci sono in realtà due strumenti. Il mio domain è quello della Mid Frequency. Quindi il mio ruolo è quello di provare, di occuparmi di tutti gli aspetti tecnici a radiofrequenza, a REF, del telescope, quindi dalla definizione dei requisiti, all'analisi del sistema, delle performance di sistema, fino alla
verificazione, la verifica e al test del sistema. Che cos'è che mi ha portato a SCAO? Beh, diciamo che il progetto è estremamente interessante e secondo me è proprio dove l'ingegneria incontra la scienza. L'ingegneria a disposizione della scienza per costruire questo strumento scientifico che farà scienza e farà ricerca, verrà utilizzato per ricerca. Ovviamente ci sono diverse challenges del progetto, non solamente tecniche, come per esempio le certe performance delle antenne, ma anche dal punto di vista della logistica. Basti pensare alla scala del progetto, a quanto remoto il progetto è, e alla coordinazione ovviamente di tutti i vari enti, tutte le varie istituzioni che fanno parte del progetto. Dunque, ad oggi ci sono diversi strumenti che servono per fare astronomia. Quelli nelle slide sono semplicemente degli esempi che mostrano vari strumenti che lavorano a diverse porzioni dello spettro elettromagnetico. Alcuni di questi sono già operativi, come LIGO e Virgo. ALMA anche, che è operativa dal 2010 e lavora, è un radiotelescopio che lavora a frequenze di terahertz, e gli altri progetti sono a vari stati di maturità e lavorano in altre zone dello spettro. L'SKA si colloca nella zona dello spettro radio microonde, che è quella parte di spettro che va dall'Hertz fino al terahertz, dopodiché infrarosso visibile, ultravioletto fino al petahertz, e poi le radiazioni ionizzanti, nella regione di radiazioni ionizzanti abbiamo i raggi gamma e i raggi X, dove il Cherenkov Telescope e l'Athena Telescope saranno pionieri. Quindi, come detto, l'SKA lavora nella zona radio microwave. Cos'è l'SKA? Allora, l'SKA è in realtà un progetto internazionale che ha come obiettivo quello di costruire il più grande radiotelescopio progettato, mai progettato prima. Ovviamente non può essere costruito come una singola antenna, ma viene costruito come un array di antenne. Ce ne sono due array, quindi due strumenti, uno che verrà costruito in Sudafrica, l'altro verrà costruito in Australia, il headquarter è in Inghilterra, in UK, e ci sono poi due centri di data processing, che uno in Australia e uno in Sudafrica, che serviranno a gestire la mole di dati prodotta dall'SKA. Tutto questo è possibile tramite la stipulazione di un trattato internazionale che stabilisce l'SKA come un osservatorio, cioè un'entità legale, un'organizzazione intergovernamentale che gestisce e costruisce il telescopio. Le organizzazioni membro e rappresentanti delle varie nazioni finanziano il progetto per circa 2 miliardi di euro. In questa slide c'è un sommario di quali sono attualmente le organizzazioni, quindi 14, in realtà sono 15 organizzazioni che rappresentano, che sono nazioni membro del progetto, con possibili aggiunte per il futuro. Nella la foto che vedete in basso a sinistra è particolarmente importante, è stata scattata a marzo dello scorso anno e sancisce il momento in cui 7 delle nazioni membro, tra cui quindi Australia, Cina, Italia, Olanda, Portogallo, Sudafrica e ovviamente Inghilterra, hanno firmato la convenzione per l'SKA Observatory. Da questo punto in poi l'SKA diventerà un osservatorio. L'headquarter è situato in Jodrell Bank, in Inghilterra, che ospita il Jodrell Bank Observatory con il Lovell Telescope, che
si vede sullo sfondo, che è stato dichiarato UNESCO, patrimonio nazionale, patrimonio dell'UNESCO, un anno fa, abbastanza recentemente. Questo è l'ufficio dell'SKA. Quindi i driver del progetto sono poi dettati in realtà da goal scientifici. Nel 2012 il Science Working Group si sono riuniti per stabilire quali sono le priorità per la scienza e quindi le priorità sono state assegnate in base a quali sono le domande, in base alle domande che vogliamo trovare una risposta e definite, ovviamente hanno definito le certe frequenze osservabili che hanno poi pilotato il progetto dell'SKA. Quindi ovviamente l'idea è quella di rispondere a domande chiave sull'evoluzione delle galassie, sull'origine del cosmo, su formazione di stelle e buchi neri, ovviamente sulla possibilità di trovare vita altrove. Quindi per questa ragione l'SKA nasce l'SKA, attualmente siamo nella fase 1 dell'SKA, quindi spero si vedano le animazioni. Al termine della fase 1 dell'SKA l'idea è quella di avere due telescopi, quindi l'SKA One Low, che è formato da 512 stazioni, ciascuna di 256 dipoli a larga banda che funzionano, che operano alle frequenze tra i 50 e i 350 MHz. Il secondo strumento è l'SKA One MIT, che consiste in antenne di tipo riflettore gregoriano, che verranno installate nel deserto del Sudafrica e operano a frequenze, una banda molto ampia, a frequenze da 350 MHz fino a 15,4 GHz. La fase 2 del progetto prevede l'estensione e la costruzione di ulteriori antenne in altre regioni dell'Australia per l'SKA One Low e del Sudafrica per l'SKA One Mid. Per quello che riguarda l'SKA One Low, questo, come abbiamo detto, verrà installato in Western Australia, in una zona radio quiet che è a 600 km circa da Perth. Il Murchison Site ospita già due altri telescopi che sono attualmente operativi. Uno è l'Australian SKA Pathfinder e l'altro è il Murchison Wide Field Array e ospiterà ovviamente l'SKA One Low. Per quello che riguarda invece l'SKA One Meet, questo verrà installato nel Karoo Desert, che è una zona anch'essa radio quiet, che si trova a circa 600 km da Cape Town. Il sito ospita un altro telescopio chiamato MIRCAT, che è operativo dal 2018. Il MIRCAT verrà poi incluso nel progetto SKA finale, nella fase finale. Il MIRCAT opera in banda L ed è considerato attualmente il sistema più potente, diciamo l'array più potente, l'array più sensibile a frequenze in banda L. Ci sono altre due, nel Karoo Desert ci sono altri due telescopi, uno è il HERA, che lavora a frequenze molto basse intorno all'Hertz, e l'altro è il CAT-7, che è un po' il precursore sia del MIRCAT che della SKA. Quindi per quanto riguarda la costruzione e l'installazione delle nuove antenne, in realtà si sfrutterà molto le infrastrutture già esistenti che esistono già per il MIRCAT. Quindi nelle foto potete vedere per esempio il centro dati, questi rack attualmente sono vuoti ma verranno poi riempiti con computer in pratica per la gestione dei dati.
l'UPS, i generatori diesel, per fornire corrente, elettricità. Essendo ovviamente una zona remota, questo è uno dei punti chiave del progetto. Il Maser, in configurazione ridondante, non è mostrato nella foto, ma questo è solamente uno, che fornirà il riferimento in frequenza e nel tempo, che servirà poi a combinare al correlatore, a combinare tutti i segnali che arrivano da diverse antenne. Questo è l'headquarter in Clairefontaine, un'altra foto del MIRCAT, alcuni feed che servono per il spare part per il MIRCAT, e poi una foto di effettivamente di come arrivare in sito. Essendo un sito remoto, si può guidare dalla Città del Capo, ma ci vogliono circa 8 ore di macchina. Altrimenti c'è una pista, una strip adiacente al sito, che viene raggiunta da voli settimanali, su base settimanale. Quindi, c'è un problema, un attimo. Ok, quindi per quanto riguarda l'architettura del telescopio MID, se andiamo a zoomare nella regione del Karoo Desert, vediamo che il telescopio, l'SKA, nella fase finale sarà costituito da 133 antenne 15 metri, quelle evidenziate in rosso, più 64 già esistenti delle antenne del telescopio MIRCAT, che sono delle antenne leggermente più piccole, sono 13,5 metri. Come vedete, c'è un core principale denso e delle braccia, diciamo così, tre braccia che si estendono a spirale. Questa configurazione è effettivamente ottimizzata per ottenere il massimo numero di baseline, con la massima baseline di 150 km, definendo la risoluzione del telescopio. Qui vi volevo mostrare alcune delle fasi iniziali del progetto, in cui ovviamente è estremamente importante le fondamenta del telescopio, perché queste servono poi a garantiscono anche la... Il raggiungimento di un certo del requisito di pointing. Infatti, differentemente da altre antenne che vengono usate nell'ambito SATCOM, questi piloni vanno giù per circa 8 metri, dipende dal suolo, in questo caso vanno giù di circa 8 metri. Quindi, seguendo diciamo, le fasi di installazione, il piedistallo viene installato sul pad. Il main reflector dell'antenna viene tipicamente assemblato a terra. I puntini neri che vedete sono dei tag per la fotogrammetria, dati per la fotogrammetria, e serve per verificare l'allineamento dei pannelli. Questo main reflector poi viene installato sopra al piedistallo tramite crane, tramite una gru. Attualmente esistono due prototipi dell'SKA MID, uno è installato in Cina, l'altro invece è installato, che vedete qui nella foto, è installato in Sudafrica, e in questo periodo effettivamente è in fase di test e verifica. Il pannello centrale in questa foto è stato rimosso semplicemente per accomodare una camera ottica per fare un alignment iniziale della struttura ottica. Qui di fianco ho riportato alcune di quelle che sono le principali caratteristiche dell'antenna. L'antenna si muove velocemente, considerando la dimensione, il main reflector infatti è di 15 metri, il sub reflector invece è di 5 metri e ha una sorta di skirt, una sorta di gonna che serve a limitare il rumore proveniente dal ground.
Ovviamente, siccome il telescopio opera su una banda di frequenza estremamente grande, estremamente ampia, da 350 MHz fino a 15,4 GHz, con possibilità di estensione fino a 20, questo non poteva essere raggiunto con un singolo feed. E quindi il progetto prevede l'uso di tre feed packages. Quindi il banda 1, il banda 2 e il banda, diciamo, il banda 3, 4, 5, anche se in realtà per ora solamente il banda 5, che è questo feed che vedete indicato con il mouse e questo feed indicato con il mouse, sono in fase di sviluppo. Quindi per il banda 1, dopo il banda 1 è un'antenna, una quadrifilare, non è cryo, quindi l'LNA non è cryo room temperature, è stato progettato dall'Onsala Observatory in Svezia. Il banda 2, che lavora a banda L, è un sistema cryo, un feed cryo, ed è stato progettato da IMSS Antennas in Sudafrica. Il banda 345 attualmente ospita solamente il banda 5A e il 5B, ma ha le interfacce già pronte per ospitare il banda 3, 4 e eventualmente un banda 6. Questo opera a banda C e banda KU ed è un feed cryo. Il sistema, diciamo, per portare il feed in posizione è fornito da questo feed indexer, dove vedete dei dummy load montati. Questa è una piattaforma rotante che porta, che mentre ruota, porta il feed in posizione e lo centra nel fuoco dell'antenna. Infine, una volta che il segnale è stato ricevuto, il segnale analogico, questo viene digitalizzato, pacchettizzato e mandato verso il correlatore. Questa funzione è svolta dal digitizer e dal packetizer, che sono installati rispettivamente sull'indexer e nel piedistallo. Quindi concludo parlando un po' della timeline del progetto. Il trattato è stato firmato nel 2019, lo scorso anno. Nel dicembre dello scorso anno c'è stata la Critical Design Review, che è passata con successo, e quindi le prossime milestone sono la costruzione nel prossimo anno, da iniziare nel prossimo anno, e poi la messa in opera, diciamo, il commissionamento finale nel 2027. Quindi questo conclude la mia presentazione. Lascio la mail e il sito se sono domande. Ok. Attivato l'audio? Sì, questo si è attivato. Vi ringraziamo. Senti? Grazie. Sì, mi sento. Sì, okay. Mi sento. Ti ringraziamo per la tua presentazione. Chiedo se qualcuno ha delle domande. Qual è stato l'impatto del Covid sui lavori per SCA? Ah, questa è una bella domanda in realtà. Dunque, per noi che lavoriamo, in un certo senso lavoriamo dall'ufficio, il Covid in realtà non ha impattato molto, perché siamo ancora... facciamo meeting su con Zoom, riusciamo a fare dei working group, eccetera. Ovviamente c'è stato un pochino di impatto per i lavori in sito, che però siamo riusciti a mandare avanti con le dovute precauzioni, ovviamente, di personale in sito e di accesso al sito. Però direi che in generale non è stato catastrofico, ecco, diciamo, perché siamo abbastanza fortunati, qui alcune delle attività possono essere effettivamente fatte o portate in parallelo o fatte in anticipo, effettivamente. Quindi direi che siamo ancora on target per la ricostruzione il prossimo anno. Ti ringraziamo.
Grazie a voi. Guardate lo schermo qua che lì c'è la telecamera. Scusami, sì, anche non mi vedo. Ti ringraziamo per la tua presentazione, grazie mille. Grazie a voi per l'opportunità, è stato un piacere. Grazie a voi per l'opportunità, è stato un piacere. Grazie ancora. Grazie mille.
Ci sente? Sì. Sì. Ok, perfetto. Due minuti e cominciamo. Sento. Siamo pronti per iniziare? Pronto? 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 Pronto, vuole condividere delle slide? In questo momento non vediamo niente. Sembra che ci sia un forte ritardo. Adesso che ci sia un forte ritardo. Adesso... L'impressione è che ci sia un ritardo. Ok. Sì, il ritardo, mi dicono che è normale, è successo. Adesso vediamo. Sì, perfetto. Allora, la presento un attimo e poi le lascio la parola. La presento Maurizio Piccolis, che è un ingegnere italiano che lavora all'interno della organizzazione CIA. Maurizio è un lavoro sul software dell'array. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. È molto... Sento anche l'eco, è molto fastidioso, però proviamo. Dunque, io comincio presentando il progetto per cui lavoro, che è SKA, probabilmente ne avrete sentito parlare già. Vediamo se riesco a far funzionare la cosa. Ecco, SKA è uno dei progetti più grandi in preparazione in questo momento per quel che riguarda i progetti di Big Science. È un radiotelescopio che si chiama SKA, da Square Kilometer Array, perché l'ambizione è quella di raggiungere una superficie totale del radiotelescopio di un chilometro quadrato, ed è una sfida molto importante, una sfida che verrà comunque sviluppata negli anni a venire. Comunque fa parte di una serie di grandi strumenti in preparazione per il XXI secolo. Questa è una preparazione che illustra un po' quali sono le varie missioni, i vari progetti in preparazione. Vedete una serie di progetti, qui c'è anche Planck, vi parlerò un po' anche di quello perché ho lavorato anche su quello. Che cos'è quindi SKA? È una collaborazione, prima di tutto, una collaborazione globale
con pochi esempi simili al mondo. È una collaborazione in cui una dozzina di paesi a questo punto, ma con l'ambizione di crescere, si stanno mettendo insieme, stanno preparando, costruendo una nuova entità che darà vita a questo telescopio. Questa nuova entità è una organizzazione non governativa che si chiamerà SKA Observatory e che ha come obiettivo quello di costruire e gestire il telescopio, l'osservatorio SKA con un orizzonte di almeno una cinquantina d'anni. Il telescopio SKA consiste di due grossi telescopi, due punti di raccolta dei dati, uno in Sudafrica e uno in Australia, in regioni molto remote, dove i disturbi elettromagnetici sono ridotti al minimo, semplicemente perché c'è pochissima gente in giro. E il terzo punto focale dell'intera organizzazione è in UK, in Inghilterra, a sud di Manchester, quindi nel nord dell'Inghilterra, dove c'è il quartier generale dell'organizzazione. Il progetto in questo momento che si va a sviluppare prevede l'inizio della costruzione l'anno prossimo, nel 2021, e ha un budget di quasi 2 miliardi di euro per 10 anni. Scusate. Adesso vediamo un'animazione rispetto a dove sono questi siti. Dunque, il Karoo SKA site è il sito in Sudafrica. Come vedete, adesso non si è visto molto, però è a nord della città del Capo, nella zona desertica, qui a nord della... Vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete il mio puntatore? Ok, quindi ecco, in questa zona, Città del Capo è qui, quindi in questa zona, circa 800 km di distanza, in una zona praticamente desertica del Sudafrica, c'è il sito di quello che si chiama il telescopio MID, quindi il telescopio a frequenza, che è quello a frequenza più alta per SKA, chiamato il telescopio MID. Ecco. Questo era l'altro, questo indicava appunto la localizzazione del telescopio. Le antenne, come vedete, sono antenne di tipo parabolico. Mentre passando al secondo sito, il sito del telescopio Low, anche questo in una regione remota vicino a Perth. Perth è la città più vicina in Australia, quindi nella zona ovest dell'Australia, sempre nel deserto. Qui vedete che le antenne sono di tipo diverso, somigliano a delle strutture più simile all'antenna della TV, alla vecchia antenna della TV, però messe appoggiate a terra invece che sui tetti. Ecco, qui ci sono altre animazioni rispetto a come ci aspettiamo che diventino i telescopi alla fine della costruzione. Vedete con... il sito in Australia è costituito da tantissime antenne, circa 130.000 antenne, che lavoreranno insieme formando un'antenna d'apertura sintetica sostanzialmente.
Lo stesso per il telescopio in Sudafrica, ma utilizzando antenne di tipo parabolico. Perché si fa SCA? Beh, essenzialmente per la scienza. E qui potete vedere una lista di argomenti e di, sì, di argomenti di interesse scientifico per cui SCA è interessante. Come dicevo, SCA è anche la collaborazione, non è soltanto il telescopio, ma è lo sforzo per mettere insieme così tante nazioni, così tante culture, così tanti interessi e interessi scientifici, tecnologici, ma anche di collaborazione culturale. Quindi vedete che la collaborazione di SCA va dal Canada a diverse nazioni in Europa, Svezia, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Italia, Sudafrica, India, Cina, Australia, Nuova Zelanda, cioè veramente tutto il mondo. Ci sono, credo, 19 fusi orari nei nostri meeting globali. Questa è la foto. Questa foto è stata presa a marzo dello scorso anno a Roma, quando i delegati delle prime nazioni disponibili che si sono fatte avanti per costituire questa organizzazione hanno firmato il trattato. E questo trattato è in via di ratifica dai vari paesi membri. Quindi il trattato è stato firmato, il progetto è stato sottoposto a tutta una serie di review di review tecniche, partendo da quelle, diciamo, più di basso livello dei sottosistemi fino ad arrivare a una review generale dell'intero progetto ci stiamo preparando per far partire la costruzione con il prossimo anno, quando ci aspettiamo che l'organizzazione internazionale sia formata e quindi si potrà partire con il benestare di tutti i paesi membri. Ecco, quindi adesso fermo la presentazione. Due parole su di me. Io sono, come diceva la presentazione prima, sono un ingegnere. Ho circa un po' più di 20 anni di esperienza nel lavorando su progetti scientifici di alta tecnologia. Ho cominciato lavorando in Italia per quella che allora era la Laben, che poi è stata inglobata dalla Lenia Spazio e adesso è Thales Alenia Space. Con la Thales Alenia Space ho lavorato allo sviluppo di diversi strumenti scientifici per satelliti, come progettista hardware prima, poi come system engineer. Uno dei miei progetti principali a cui ho lavorato per diversi anni è stato Planck, il satellite Planck, per cui ho ricoperto il ruolo del system engineer dello strumento italiano, dello strumento LFI. Dopo una dozzina d'anni in Thales Alenia Space ho preso una posizione come system engineer per il progetto ALMA. ALMA è un altro radiotelescopio situato nelle Ande cilene a 5.000 metri di quota e anche quella è stata un'esperienza, perché è anche quella un'organizzazione fatta per costruire questo telescopio che è appunto una collaborazione tra tre partner principali. Stati Uniti, Italia, scusate, Stati Uniti, Europa
e Giappone, Europa rappresentata dall'ESO, dallo European Southern Observatory. Dopo quello mi sono spostato negli Stati Uniti, ho lavorato per quasi 4 anni negli Stati Uniti a un altro progetto scientifico chiamato NEON, che è ancora un osservatorio, però questa volta un osservatorio ecologico. In questo progetto ho ricoperto il ruolo di responsabile del team di integrazione e verifica dell'intero osservatorio. E da 3 anni a questa parte sono il project manager responsabile per la delivery del software di SKA. Credo con questo, se ci sono delle domande. Devo aver esaurito il mio tempo. Ringraziamo Maurizio per le domande, per la presentazione. Chiedo se ci sono domande. Sì. Una domanda. Sì. Allora, la Square Kilometer Array appare essere una sorta di telescopio composto da tanti piccoli telescopi. Non sarebbe stato possibile fare una cosa del genere con le strutture già esistenti? Dunque, strutture già esistenti, ci sono quelli che telescopi che hanno o meno strutture fisicamente simili, però il problema è che non sarebbero in grado di raggiungere i requisiti richiesti per il telescopio, per SKA. SKA ha dei requisiti molto stringenti in termini di performance scientifiche, ma anche tecniche. È un mostro dal punto di vista del coordinamento tra le sue varie parti, al punto che il software per coordinare l'intero telescopio è qualcosa di estremamente complicato, già mettendo insieme antenne e sistemi disegnati, progettati, realizzati on purpose. Mettere insieme strumenti diversi, quindi con per esempio frequenze di lavoro diverse, ottimizzati per osservazioni diverse, sarebbe più difficile e non raggiungerebbe i requisiti scientifici. D'accordo, grazie. Un'altra domanda? Farei una io, allora, metto per avanti. Sì. Progettare un software così grande, immagino ci sia un team di softwareisti, abbastanza grande. Come si coordina un team di softwareisti? Io vengo dalla mia esperienza da piccolo softwareista che scrive programmino per l'acquisizione dei dati e comincio a scriverlo oggi, domani non mi ricordo più le variabili che ho deciso ieri. Quindi, complicato. Sì, sì, è complicato, richiede molto coordinamento. Quello che abbiamo fatto quando abbiamo cominciato a pensare a come gestire una quantità che sta tra i 150 e 200 persone che sviluppano software per tempo tra i 5 e i 7 anni, per i prossimi 5-7 anni, e distribuiti su 19 time zone, su 19 fusi orari. Abbiamo guardato un po', abbiamo cercato un po' quali fossero le best practice a livello industriale nel mondo. Abbiamo identificato lo Scaled Agile Framework come la nostra, diciamo, guideline, e da quello siamo partiti per sviluppare una nostra customizzazione, un tailoring di questo framework di lavoro basato sulla metodologia Agile. Per cui abbiamo un certo numero di team, ogni team è indipendente, lavora
secondo una metodologia Scrum. Questi team vengono coordinati a gruppi di circa una decina di team in un gruppo, un'organizzazione, un set di team che viene denominato Treno, Agile Release Train, che si occupa di sviluppare appunto parte del progetto, parte del software. E in questo momento abbiamo due treni attivi e potenzialmente potremmo crescere ancora. La metodologia Scale Agile Framework è proprio orientata a gestire grossi volumi, grossi software, grandi quantità di sviluppatori e diciamo ottimizzare il coordinamento, per cui i team hanno grande flessibilità, grande autonomia e riescono ugualmente a mantenere un allineamento tra di loro e con i requisiti del progetto, pur lavorando con grandissima autonomia. Grazie. Prego. Domanda? Visto che non ci sono altre domande, ti ringraziamo ancora e ti lasciamo libero, direi. Grazie mille, buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro.
Buongiorno. Buongiorno, eccoci. Sì, ecco, buongiorno. Sono Pietro Bogli. Sì, ecco, buongiorno. Sono Pietro Bogli. Buongiorno, piacere. Alle 15.30 cominciamo. Benissimo. Avremo come nostro ospite Pietro Bolli da SKA. A breve. Grazie. Le chiediamo se può disattivare la condivisione schermo per un minuto, giusto il tempo che la presentiamo, certo. E riattivarla non appena comincia. Certo. Grazie, certo. Perfetto. Ecco, vedete lo schermo? Riuscite a vedere lo schermo? Sì, sì, e mi sentite bene? Perfetto. Grazie allora dell'introduzione e grazie dell'invito a presentare questa serie di slide su questo grande radiotelescopio, in particolare SKA1LO che lavora nella bassa frequenza, e mi soffermerò sulla fase che si è terminata della progettazione del radiotelescopio per poi iniziare una nuova fase che è quella della realizzazione. Rispetto agli oratori che mi hanno preceduto, io lavoro per l'Istituto Nazionale di Astrofisica, quindi lavoro per l'ente di ricerca italiana che si occupa di ricerca astrofisica, sia da un punto di vista scientifico che più tecnologico. La prossima slide.
Ok, in questa slide vedete l'elenco delle attività di cui parlerò oggi. Partirò con i colleghi con cui collaboro in questa avventura, dopodiché darò giusto qualche dettaglio tecnico su che cos'è SCA-1LO ed in particolare rispetto ad un radiotelescopio più tradizionale come abitualmente ci immaginiamo. Andrò un po' più, ancora di più nel dettaglio tecnico nel descrivervi quelle che sono le caratteristiche principali del progetto SCA-1LO e qui vi dirò quello che è il contributo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, cioè quindi come INAF si è contraddistinta e come ha contribuito alla progettazione di questo grande radiotelescopio. Ed infine lo stato attuale di SCA-1LO, quindi a che punto siamo e le conclusioni. Come i predecessori hanno anticipato, SCA appunto è un doppio radiotelescopio. SCA-1LO è una delle due parti, la parte australiana, bassa frequenza. C'è un'altra infrastruttura che verrà realizzata in Sudafrica, la parte ad alta frequenza, SCA-1MID, in parte già presentata nei precedenti talk, e di cui domani il mio collega dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Corrado Trigilio, vi darà una presentazione, un overview, domani mattina alle 10:30. Il team italiano è costituito da vari colleghi, vari collaboratori, principalmente l'attore italiano, il partner italiano dentro il progetto SCA è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è distribuito sul territorio nazionale in varie sedi. Quelle sottolineate in giallo sono le sedi in cui ci sono dei ricercatori che lavorano in questo ambito da un punto di vista tecnologico, quindi Milano, Bologna, Firenze, Roma, Catania. Naturalmente uno sforzo del genere non richiede anche risorse esterne rispetto a quelle disponibili all'interno dell'INAF, sia nell'ambito di enti di ricerca e università, qui ne vedete alcuni nel riquadro rosso, il CNR, l'Università di Firenze, Bologna, Ferrara, il Politecnico di Torino, ed anche però partner industriali, perché poi alla fine tutto questo si dovrà concretizzare in qualche cosa di concreto, dove soltanto le industrie hanno la possibilità di realizzare su numeri così ampi come sono quelli richiesti da questo progetto. Naturalmente a livello superiore INAF non è solo in questa avventura, tutto coordinato dallo SCA Office, ci sono vari altri istituti che hanno preso parte alla progettazione di questo componente, questo elemento che è l'elemento fondamentale all'interno di SCA-1LO, che è la parte del low frequency aperture array. Quindi alcuni anni fa si è costituito un consorzio internazionale in cui sotto vedete i loghi delle università e istituti di ricerca che ne hanno fatto parte, principalmente Italia, Australia, Inghilterra, Olanda e Cina, e tutti assieme abbiamo lavorato per questo progetto. Abitualmente un radiotelescopio è quello che vediamo sulla sinistra, qui vediamo l'esempio, la punta, il diamante della radioastronomia in Italia, inaugurato nel 2013, si chiama Sardinia Radio Telescope, è un'antenna da 64 metri di diametro, localizzata a 40 km a nord di Cagliari, in Sardegna. Uno strumento di punta capace di osservare il cielo tra le centinaia di megahertz e 120 gigahertz. È un concetto tradizionale in cui l'antenna viene spostata, viene mossa, orientandola in varie direzioni del cielo e quindi riesce a ricevere il segnale da alcune direzioni dell'universo, qualsiasi esse siano, puntando appunto propriamente meccanicamente il radiotelescopio. Un concetto diverso è invece quello degli array di apertura, come vedete sulla destra un esempio è l'OFAR, un radiotelescopio concepito in Olanda, in cui quella grande antenna che vedete sulla sinistra è rappresentata e sostituita da piccole antenne estremamente economiche poste sul terreno.
sono fisse, quindi non sono meccanicamente movibili, e quello che riesce l'orientamento in cielo, quindi la direzionalità del radiotelescopio, è determinata da un electronic beamforming. Quindi digitalmente le antenne vengono sommate l'una con l'altra, il segnale ricevuto dalle antenne viene sommato l'uno con l'altro, e così facendo si viene a sterzare il beam in cielo nella direzione che l'astronomo è interessato ad osservare. Qui abbiamo appunto un esempio di capacità da parte di un array di aperture a sintetizzare beam, quindi direzioni di osservazione differenti, anche simultanei, e anche in aggiunta si possono inserire anche dei cosiddetti nulli per contrastare delle interferenze che potrebbero viceversa accecare la capacità osservativa del radiotelescopio. Sulla sinistra in questa slide vedete le caratteristiche tecniche di Scalo, quindi verrà localizzato in Australia, la banda di lavoro sarà tra 50 MHz e 350 MHz, sarà costituito da un numero enorme di antenne, cioè più di 130.000, distribuite su 512 stazioni, ogni stazione conterà 256 antenne, per un'area totale di raccolta pari a mezzo chilometro quadrato. Le stazioni verranno distribuite, lo vedete sulla destra, quelle in blu, alcune stazioni verranno raggruppate in un core centrale da un chilometro di diametro, mentre le restanti stazioni, circa altre 250 stazioni, verranno distribuite su delle spirali arancioni, questi qua che vedete, su dei bracci a spirale, per far sì che la distanza massima tra la stazione più esterna, tra le due stazioni più esterne, sia pari a 65 km. La quantità di dati che viene raccolta da un radiotelescopio del genere è enorme, si parla di 35.000 DVD ogni secondo. Tutti questi dati vengono appunto raccolti e successivamente elaborati attraverso un Central Processing Facility. Rispetto all'esistente, Scalo rappresenta veramente ordini di grandezza, un avanzamento di ordini di grandezza, sia in termini di sensibilità dello strumento che in termini di capacità di mappare in velocità il cielo, ed infine come risoluzione. Il sito è affascinante, ho avuto la fortuna di visitarlo l'anno scorso, si trova in una zona estremamente desertica e remota dell'Australia, questa è la grande città, è Perth, a circa 600 km a sud, dopodiché Geraldton è la città, diciamo, abitata più vicina, e da Geraldton o via aerea o con delle jeep si percorre il deserto, a distanza di 5 ore circa di jeep si raggiunge questo sito. La regione del Mark Chisholm è una regione grande circa quanto l'Olanda, ma con poche centinaia di abitanti. Tutto questo serve per garantire un radiotelescopio che sia posto in una regione quieta da un punto di vista delle interferenze radio. Appunto SCA osserverà tra 50 e 350 MHz, che è appunto una banda in cui le telecomunicazioni operano artificiali con ordini di grandezza di differenza nell'intensità dei segnali, quindi viceversa il rischio sarebbe che SKA verrebbe accecato appunto dalla presenza dei radiotelescopi. Il concetto di stazione è un concetto importante in un radiotelescopio di questa concezione. Qui vedete alcuni esempi di stazione in fase di dimostrazione tecnologica. In quel determinato momento si stavano verificando le prestazioni di differenti tipologie di antenne montate all'interno delle varie stazioni. E vedete qui appunto tre stazioni. Ad un certo punto, a progetto concluso, ci saranno 512 di queste stazioni che hanno ciascuna un diametro di circa 40 metri. Tra le tante stazioni è stata di recente selezionata questa tipologia di stazione, si chiama Aperture Array Verification System 2, che è basata su delle antenne su cui mi soffermerò un po' di più. Questa appunto è l'ultima posizione di stazione attualmente presente al sito. Andando un po' più nel dettaglio tecnico, senza però
per cui questa è la catena di ricezione in cui abbiamo un'antenna che riceve il segnale proveniente dall'universo, uno stadio di amplificazione, dopodiché il segnale viene trasportato attraverso un link in fibra ottica in una signal ad una stazione di signal processing, dove viene digitalizzato e appunto viene fatto il beamforming, cioè ovvero viene ricostruito, vengono sommati segnali di tutte le antenne per andare così a ricostruire il beam in cielo. L'Italia, quindi l'INAF, ha contribuito a gran parte dello sviluppo di tutti questi elementi della catena di ricezione, sia nella parte di link ottico, sia nella parte meccanica di assemblaggio, sia nella parte del digital processing, quindi attraverso la cosiddetta ITPM, Italian Tile Processing Module, e nella scrittura di tutto il firmware necessario per far sì che questo strumento faccia ciò che si desidera che si faccia. Sulla parte dell'antenna, quindi sulla parte iniziale di tutto il sistema di ricezione, mi soffermerò un po' di più dedicando 2 o 3 slide, perché è la parte di cui mi occupo personalmente. Questa è l'antenna che vi dicevo precedentemente essere selezionata all'interno di AWS2, quindi l'antenna che è stata definitivamente scelta per la realizzazione di questo progetto per SCA1LO, ed è un'antenna che è stata sviluppata, questa versione in particolare, da un team tutto italiano. È un'antenna log periodica a doppia polarizzazione, molto simile concettualmente alle antenne che abbiamo nei tetti delle nostre abitazioni, soltanto che anziché puntare verso l'orizzonte, verso il ponte radio per ricevere un segnale TV, punta allo zenith verso l'universo per ricevere segnali che provengono dal cosmo. Questa antenna ha subito vari processi di validazione prima di appunto essere eletta come antenna scelta per il progetto. E tutti i test che sono stati condotti o in Italia, tipo il test vibrazionale a Firenze, un test in una galleria del vento al Politecnico di Torino per verificare che l'antenna fosse sufficientemente robusta rispetto al vento che caratterizza quella zona desertica, oppure misure elettromagnetiche in camera anecoica, piuttosto che misure direttamente al sito, dove attraverso un drone è stata fatta la caratterizzazione delle antenne scala 4.1, questo è il nome dell'antenna. Infine, mi avvio verso le conclusioni, di recente il progetto SCA è passato attraverso quella che era chiamata la Critical Design Review, ovvero il processo in cui un panel esterno di esperti giudicano, valutano la maturità del progetto e decidono se il progetto è maturo sufficientemente per andare alla fase successiva oppure viceversa ha bisogno di nuove fasi di progettazione. Questa fase si è conclusa a dicembre dello scorso anno, decretando che il progetto è maturo a sufficienza per passare da quello che è un cartoon, quindi da quello che è un disegno tutto soltanto sulla carta o su computer, ad un'infrastruttura vera e propria, reale, che quindi si avvierà in questa fase con prima una fase di acquisto di tutta la componentistica necessaria, si parla appunto di 130.000 antenne e questo è soltanto uno dei componenti, dei tanti componenti che devono essere acquistati, e poi la fase di costruzione, peraltro in una zona impervia come può essere quella desertica. Tutto questo con l'obiettivo di vedere finalmente SCA in operazione nel 2027-2028. SCA quindi rappresenta il progetto più ambizioso della comunità radioastronomica mondiale, pronto che si spera fornirà grandi risposte ai quesiti più fondamentali astronomici di oggi. INAF ha contribuito significativamente a questa parte del progetto e questo potrà avere una ricaduta anche industriale in quelle che saranno le fasi di costruzione. Da un punto di vista personale è stato onore lavorare in un ambito così prestigioso, sia da un punto di vista appunto professionale che personale. Io avrei concluso la mia presentazione, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Crepi, grazie a voi per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a voi per l'attenzione.
Ciao a tutti. Salve, ci sente? Sì, sì, vi sento. Perdonatemi, avevo interpretato male l'orario e ero pronto per farlo fra un'ora. Ok, allora, introduciamo l'ultimo speaker di questa sessione, Marco Bartolini. Anche Marco Bartolini lavora nel progetto SCA, è un ingegnere italiano che viene dall'Emilia Romagna e gestisce l'architettura del software per SCA. E oggi pomeriggio ci parlerà del suo lavoro e del suo background. Prego. Ok. Mi confermi che il talk devo farlo in inglese? O almeno queste sono le istruzioni che ho ricevuto. Però posso farlo... E puoi farlo in italiano. Ok. Se ne vuoi. Se faccio in inglese, come in streaming, in inglese. In inglese o in italiano? Va bene in inglese. Va bene in inglese, se vuoi. Ok, va benissimo. Devo condividere il mio schermo, immagino, per farlo, vero? Sì. Ok. Allora, vediamo. Let me see if I can start the presentation. And... Ok. All right, can you see my screen? Okay. All right. Okay, I've got a bit of a feedback from your side. Okay, now it's perfect. All right, so good morning, everyone. As we just said, I'm Marco Bartolini. I'm the lead software architect for the SKA project. And so it's my pleasure today to talk to you a little bit about the project and a little bit more about what I'm doing within the SKA project. As you know, or maybe not, so a little bit of introduction about what is the Square Kilometer Array. It's a global collaboration trying to design a new generation radio telescope and astronomy observatory. It's composed by a number of countries, and the organization is a treaty, is undergoing the process of becoming an international organization, and just like ESO or just like CERN, for example. And SKA is heading into that direction. And once it's established as an organization, it will start building the SKA-1 telescope that consists of two different radio telescopes, one in South Africa, one in Australia. And the headquarters of the organization is based at Jodrell Bank near Manchester in the UK. And that's where I'm based at the moment, still working from home. But that's where the headquarters is. The project has undergone a significant design phase, and it's expected to start construction next year. And it's costed at 1.9 billion of euros at the moment. And so one of the two sites, so, being a radio telescope, we try and build it in radio quiet zones. So we're not necessarily looking for clear skies as we observe night and day, but for remote places and particularly deserts. So two desertic zones have been identified to build the SKA. One in South Africa at the Karoo site, where an SKA precursor is currently hosted, called the Meerkat Telescope. And this is an image
of how the SKA is going to look like. And yeah, so it's 600 kilometers north of Cape Town. And this is Meerkat, which is now operational. And the second site is in Australia, in a region called the Murchison Desert. And it's very remote once again, subject to little radio interference from caused by human activity. And it's a different kind of array. It operates in a lower range of the radio frequencies. And so it's composed by very different antennas in shape and size and quantity. And it's northern than Perth. And this site is also used by, shared with one Australian telescope called ASCAP, which is now operational. And one more low frequency array called the MWA. And so in the SKA phase one, we expect to build these two telescopes. One is made of these little antennas that you see in Australia. These are low frequency antennas. And and on the right, you can see how the telescope is going to look in South Africa. So we will have 197 of those dish-like antenna, and 100,000 of the small ones, which are organized into 500 stations, which are this sort of cluster, circular cluster of smaller antennas. And the phase two of the project is expected to expand further in dimension. And you can see on the map in South Africa how more countries are going to be involved. But that's still to be designed. And the construction that's starting next year is about SKA-1. While we're doing that, the project is driven by a number of science cases, and well, especially investigating the origin of the universe, the ability to have such a sensitive telescope is the ability to look farther away and farther away in time and space with a great sensitivity and a great resolution. It can be used to track pulsar signals as well. So spinning stars can be used for a variety of science cases, such as probing and discovering gravitational waves, and investigating dark matter, the origin of magnetism as well, and how basically the universe was formed. And at the moment, the collaboration is composed by 14 countries. It's a truly global collaboration. It's so it spans countries from Canada to Australia. We got a number of countries in Europe. So we got Italy, the UK, France, Spain, Portugal, most recently two institutes from Switzerland and Germany joined the collaboration. We got Sweden and India, China, Australia, South Africa, of course, is as a host country. So it's a truly global collaboration. And the treaty leading to the ratification of the SKA as a treaty organization, so what we call the SKA Observatory, has been signed last March in Rome. And now it's undergoing a ratification project where each and every country is supposed to take part into this treaty
and this will form the IGZO organization. And what's the timeline, more or less, of the project? So the treaty has been signed, and we have undergone some major reviews last year and until now. So we had the telescope has been designed, and the design has been reviewed by an independent panel external to the project. So we actually have a very good confidence now that the design is leading to a project that can be built, and it's been costed, and the cost has been audited as well by a third party. So we, and what we're doing now is preparing for construction. And once the SKA Observatory exists, which is expected to be later this year, we can actually start construction. As you can see, in 2021, we expect to start constructing the telescope. And in 2028, we expect this construction to come to an end and starting full operation of the telescope. Of course, it's a massive global effort. And so it's really amazing to be part of the project. Okay, now I'd like to go back a little bit and tell you about what I'm doing in this project. And so I'm the software architect for this project, which means I basically try and make sure that we deliver the software that is needed for this telescope to operate and to work. And as you can expect, a machine of this kind is heavily based on software nowadays. So there's certainly a lot of iron, there's antennas, but every element in the telescope has got some, well, most of the elements have processing components and a digital part. So software is a significant portion in this project. So looking back at how this project was designed, you can see that in order to manage the multinational collaboration, the design of the telescope was split into different elements, what we call, some of which are pretty much software oriented. So you can see someone was in charge of designing the dish, and someone was in charge to designing the software that controlled the telescope, and someone was in charge to design the software that enables the data processing side of the telescope. And this all happened in the past, leading to a review and a consolidation of all of these designs into a single software system that comprises very different, let's say, kinds of software, from real-time processing, heavy processing, to control software, to more, let's say, business-related software that enables the management of the operations and of the observations with the telescope. All of these systems play together in a single whole. And so this is challenging. And actually, the process we are going through now is the process of taking all of the designs from previous consortia and elements of the telescope and trying to plug them all together into a coherent set of software. And just to give you an idea of the problems related to the data management we're within the SKA, we expect, these are the data rates involved. So we're talking about huge data rates from the dishes to, and from the low arrays into what we call the central signal processor, where we expect to get in with more or less about 8 terabits per second, which is a massive data rate.
and processing systems are in the desert to make sure that we can handle this huge amount of data and reduce it to a manageable size when this data is transferred from the desert to the city, where supercomputers will take care of the processing into pre-processed images that in real time or almost real time will be made available to the scientists for the SKA. So all of this is coordinated by one further software system that we call the Telescope Manager. And all of this data then shipped to network of regional centers throughout the world that enable the science use of the data products. And so, as I said, we're talking of huge data rates, different computing models and in different stages of the processing. So it's very interesting from my point of view. You got real-time computing, you got digital signal processing based on hardware systems, heavily relying on FPGA technologies, to supercomputing, relying on cluster machines with hardware accelerators such as GPUs. And we also have, as you can imagine, a storage issue that we need to face, as we are expected to produce a global amount of 700 petabytes of data per year, which is considerable. And my job so far has been trying to make sense of the set of designs that we had from what we call the consortium. And in this phase that went between the end of the design of the telescope and the start of the construction that we call bridging, we tried to plug them all together and start working with this very large collaboration of software engineers, mostly for what I'm concerned, trying to make sure that the system can play together as a whole. And it's been very interesting until now, even because we stressed very much the adoption of agile processes in doing so, which is not new in the IT industry, but maybe it's more new in the world of the research, of the scientific research. And so how to manage this sort of collaboration in an effective way. That was one of the main drivers of my work in the last years. And we prototyped the way we handle this collaboration according to a well-known management framework called SAFe. And we started involving all of our collaborators throughout the world in what we call these planning events, which happen every 3 months. And we started in December 2018, working with these people, meeting face to face every 3 months. Now, of course, everything is happening on Zoom. But we are now managing and collaborating with the 17 teams throughout the world, from Canada to New Zealand. And in every time zone, every discipline of software development is more or less covered, from web systems to real-time processing to control systems, which is a large part of the software we develop. And we feel like this process is leading us into a very good position to start the construction of the telescope. So we're pretty much ready
start building the telescope, adopting these approaches and that we have been prototyping in the last month, in the last years. And I was expecting to deliver this talk 1 hour from now. So my last slide is unfinished. I'm really sorry about that. And yeah, and this is my last slide. Okay. Thanks, Marco, for this interesting presentation of your job and of the project. So are there questions for Marco? I have a question for you. It's more personal one. So you are the leader of the software architecture of the big project. Can you hear me? I can. So my question is... I can. My question is, how, what role had your education in Italy, or in other words, do you think that the system of education that we have in Italy is appropriate for your current job? Okay. Okay. Nice question. So, yeah. Can you please mute yourself as I speak? Because I've got a very... Thank you. Much better. Well, the school system in Italy. So I've got a degree in computer science. And I feel like it's been... well, comparing myself with colleagues from all over the place, I feel like my degree holds pretty well compared to the best universities in the world. I mean, so I graduated in Bologna, the University of Bologna, and I work with, I guess, like many people, that's very common in the research world, with people who graduated or got their PhD in every university, from Cambridge to Swinburne to Oxford, to less famous ones. And so I really appreciate how my studies in Italy gave me a very solid background, I would say. Maybe even, well, it's different, I must admit. So I feel like, at least in my experience, I have a very good theoretical foundation as well. When, for example, I studied computer science, but as part of the computer science curriculum in Italy, you get a lot of physics and math, which is not necessarily true in other areas of the world. Now, for the job that I am doing, it's very good to have that sort of background, right? So if I hadn't studied physics, I wouldn't be doing this job. And so from this point of view, I really appreciate the background I have. Maybe I struggled more in the beginning of my career, as when you get out of the university in Italy. When I got out of the university in Italy, I wasn't necessarily well acquainted with the practicalities of the work. I didn't have a skill in my hands that could be directly used, but I built it up. So I've been working in the world of scientific research in the past years. I used to work in ENAF. I've been involved in other research projects, most recently the building of the Sardinia Radio Telescope. And before that, I spent my time in Medicina, where there's a radio observatory, and where we collaborated in a number of projects. So this career maybe
gave me the domain knowledge in the astronomy world, which I didn't have before, and gave me the opportunity to experiment myself on the ground with real world projects, which has been, I would say, the other counterpart to my formation until now. So the university gave me a good background. I had that chance to apply my knowledge to real world project, and this is now converging in this experience where I'm still learning very much to facing this such a big project as the SKA. Okay, that's a lot. And, no problem. Thank you. No problem. Congratulations. I think we have finished this session. Thank you for participating. I think I will see you tomorrow. We start tomorrow at 10:30. All right, thanks everyone. Bye. Abbiamo finito la sessione. Bye, thank you. La sessione per oggi è terminata. Ci ritroviamo domani alle 10:30. Buona giornata. Yeah.